Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A Furio Colombo, che sono già fuori col tempo, ma ci tengo. Furio. Non siamo il ventre molle. Sì, vorrei confermare quello che ho detto prima a proposito del negazionismo. Qui il punto fondamentale è di negare che ci sia stata un'azione contro gli ebrei e che sia avvenuta la Shoah. Il problema è che gli ebrei se le fanno da sole i propri tormenti, se le vedono da soli, e quando arriva un presidente ebreo in un paese come l'Ucraina bisogna distruggere il presidente e il paese. Quindi l'elemento del negazionismo è fortissimo e credo che debba essere tenuto in primo piano. Si ricorderà che il negazionismo era stata una piaga che aveva imperversata sull'Europa e per la quale si erano persino pensate delle sanzioni giudiziarie, come ha fatto l'Inghilterra, per chi continuava a dire l'equivalente del ma Hitler dopo tutto era ebreo e le cose terribili le fanno soltanto gli ebrei. Così. Detto questo, noi sappiamo di che guerra si tratta, sappiamo di che difesa di paese libero si tratta e sappiamo di quale tragedia è accaduta alla cultura italiana, che ha fatto di un personaggio come Orsini uno star senza cultura. Allora, Furio, vedo che abbiamo ancora molte cose da dirci. Soltanto sei rinvitato, perché se non chiudo adesso qui mi picchiano, succedono episodi violenti anche in questo studio. Devo assolutamente andare in pubblicità e torno subito a leggervi un'ultima notizia. Grazie a tutti voi, a prestissimo, intendo agli ospiti. Voi rimanete con me invece.